Ci troviamo a Villa San Giovanni, in questi giorni si è posta simbolicamente la prima pietra per la costruzione del ponte, naturalmente divampano le polemiche che sono anche costate la vita al sindaco di Merito Portosalvo. Insomma, qui ci troviamo proprio di fronte, come può ovviamente inquadrare il nostro cameraman Giovanni Pignataro, siamo proprio di fronte all'altra sponda, all'area più stretta dalla Calabria alla Sicilia, tra Scilla e Cariddi, ma qui siamo a Villa San Giovanni, quindi siamo anche vicino al porto di imbarco e, come avete potuto vedere e come vengono proiettate le immagini, qui c'è un andirivieni di traghetti che sono anche la causa dell'inquinamento, non soltanto i traghetti marittimi, ma anche la sosta di migliaia e migliaia di automezzi che dalla Calabria vanno per la Sicilia e viceversa, quindi l'inquinamento è sempre uno snodo strategico, di certo non uno snodo di civiltà. Il ponte è stato fatto soprattutto al di là dell'opera monumentale, tra le altre cose voluta dalla sinistra, che oggi invece la osteggia il Partito Democratico. C'è una guerra profonda perché ormai ci si divide in Guelfi e Ghibellini, il ponte di destra o di sinistra. Ebbene, il ponte non è né di destra né di sinistra. Ci troviamo in un'area inquinatissima, vogliamo ricordare che abbiamo già un numero di piogge acide devastanti, quando le falde, invece di ricevere acqua da drenare, riceveranno benzenice e mercuriale. Non so se poi si discuterà se il ponte era di Berlusconi, di Prodi o di altri, o se Grillo con tutte le sue strategie parla di un crollo del ponte. Di certo la situazione è devastante proprio per la presenza di mercuriali, di benzenici, ma anche di liquami che vengono scaricati continuamente di giorno e di notte dai traghetti. Di notte poi ci sono state spesse volte anche situazioni in cui è intervenuta la Guardia di Finanza, i Carabinieri, quindi dei NAS, per l'inquinamento causato nottetempo dai traghetti che riversano ogni sorta di liquami. Lo fanno clandestinamente, non tutti ovviamente, ma vi sono una parte di questi viaggiatori del mare che trasportano ovviamente derrate alimentari, trasportano camion, macchine e treni che poi debbono anche autodepurarsi. E come lo fanno? Non certamente ricorrendo ai depuratori, agli invasi dei depuratori che pure sono qui vicino. Ecco, puoi inquadrare questi, vieni da questa parte, ci sono dei depuratori che sono praticamente fermi. Questi depuratori che dovrebbero ricevere i liquami che vengono incapsulati dai traghetti e quindi portati al depuratore di Villa San Giovanni, il depuratore di Villa San Giovanni è praticamente fermo. Noi concludiamo dicendo che comunque c'è stata soltanto una spianata dove doveva essere posta la prima pietra per il ponte, che al momento i lavori sono fermi. Abbiamo sentito una parte della popolazione favorevolissima al ponte, un'altra parte dice che qui non sorgerà il ponte, ma soltanto un'area per far sì che la ferrovia possa deviare il proprio corso. Non lo sappiamo, noi sappiamo, almeno abbiamo parlato, anche se non hanno voluto manifestarsi con le maestranze di Impregilo, che la stazione appaltante unica che sia aggiudicata la gara d'appalto per la costruzione del ponte, e loro hanno detto che i lavori sono già iniziati e che nel giro di 6 mesi già il primo pilastro dovrebbe cominciare a sorgere. Per il momento, rispetto alle voci che davano i lavori fermi, che la prima pietra fosse soltanto un effetto simbolico, c'è del vero, si è spianato, ma al momento non ci sono neanche le macchine del Movimento Terra. Seguiremo tutta la vicenda del ponte, ponte sì, ponte no, comunque il ponte si farà, perché sono già giunte le maestranze di Impregilo che alloggiano all'hotel Boccaccio proprio di Villa San Giovanni, per cui possiamo senz'altro affermare che i lavori riprenderanno presto, perché altrimenti Impregilo, così sparagnina, non avrebbe speso fior di denari, che se sono denari dello Stato, per spostare gran parte delle sue maestranze tecnici per quest'opera mastodontica che sarà il ponte sullo stretto.
Un saluto da Alfredo Giuliani.